Sapete, quando si tratta di picchiaduro a scorrimento, mi viene in mente sicuramente Final Fight o Double Dragon, se siete appassionati di retro game. Ma sapete, la Rare ci ha provato con un titolo molto simile, però non ha niente a che vedere con Double Dragon, ma uscì questo. Pensate che sia una schifezza? No, non pensatelo, è un gioco che vale. Quando si tratta di picchiaduro a scorrimento, a tutti noi ci vengono in mente Final Fight e Double Dragon, ma sapete, la Rare inizialmente sviluppò per il sistema NES, poi per sistemi futuri, un picchiaduro che non passò sotto silenzio ma non fu neanche tanto riconosciuto. Si tratta di Battletoads per Mega Drive. La storia, beh, che cosa vi devo dire? C'è? Sì, semplicemente un gruppo di rane spaziali, super fighe, entrano in azione semplicemente per fermare un'invasione aliena. Una storia che, vi dico soltanto che qui, non viene per niente raccontata, ma lo capirete da soli come mai. Andiamo invece da vicino alla grafica. Se voi avete visto la versione per Master System, dimenticatela. O anche addirittura quella per NES, perché questa versione per Mega Drive ha una grafica che è certamente migliore, ambientazioni ben disegnate, tutte quante, sono spaziali ovviamente, forse potevano migliorare un po' il sistema di luce e ombre, ma non possiamo pretendere tanto. Poi i personaggi, tutti ben disegnati, sì, stranamente qui sono stati migliorati rispetto alla versione originale 8-bit, e posso dire che mi piacciono. Anzi, sono anche ultimamente animati. Per l'audio abbiamo effetti sonori che, stranamente, mi ricordano tanto quelli di Double Dragon. E possiamo dire che sono ben integrati, insomma. Poi, le musiche di sottofondo sono le stesse che abbiamo sentito nel Nintendo NES, e qua sono state soltanto riadattate alle potenzialità superiori del Mega Drive, e posso dire che stanno bene qua, non sono venute male, insomma. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, Battletoads, l'avrete capito cos'è? È un picchiaduro a scorrimento, a giocatore singolo. Il nostro scopo è muovere uno dei nostri protagonisti, che è una rana antropomorfizzata che mi sembra che mi ricordi tanto una delle tartarughe ninja, dipende, e semplicemente picchiare tutti gli avversari che ci verranno davanti. Sono semplicemente creature spaziali, ma anche addirittura mi sembra che siano più dei maiali, molti degli avversari che ci verranno incontro. E niente, il nostro avversario ci verrà addosso in massa, certo, avversari volevo dire, però il nostro protagonista come reagisce? Semplicemente dando pugni e calci. E si fanno addirittura anche delle combo veramente spettacolari, però non vi dovete preoccupare, lo farete soltanto quando riuscirete, insomma, a dare un certo numero di colpi. Poi in certe situazioni potremo utilizzare anche addirittura degli altri animali come creature volanti che possiamo cavalcare in certe situazioni. E vi garantisco però una cosa, che non è facile prenderla e domarla, insomma, per andare avanti. Questo titolo si attesta su una discreta longevità, non è lunghissimo perché è un gioco molto arcade, ma del resto sa divertire, se è marcato Rare, la garanzia c'è. E tra l'altro, se non lo volete per NES, che è la originale versione che esisteva, c'è anche addirittura un'ottima conversione per Amiga, poi c'è la versione per Game Gear, per Master System, per Game Boy, e l'hanno anche addirittura rilasciato per Amiga CD32. Insomma, non avete scuse per evitarlo.
potete anche addirittura, insomma, provare anche i seguiti che sono piuttosto interessanti, ma ve ne parlerò un'altra volta. Ciao!